Grazie, sono direttore, non sono presidente, non voglio usurpare il titolo di presidente che Dario Olivero. Un po' difficile parlare per ultima perché diciamo, le questioni messe in atto. Stiamo ancora noi. Del tavolo. Le questioni emerse sono veramente tante e coinvolgono tanti aspetti e tante discipline. E intanto come Confederazione Italiana Agricoltori noi siamo contrari alla coltivazione di OGM sul territorio nazionale. E siamo favorevoli alla sperimentazione che sia pubblica, che non sia quindi diretta da interessi privati e che quindi condizionino i risultati finali. La domanda che mi facevo mentre ascoltavo diciamo, la professoressa Capanna, ma il protocollo di produzione di un OGM, quindi l'autorizzazione, il protocollo che porta a un'autorizzazione di coltivazione, è molto lungo, molto complesso e quando poi un OGM viene messo diciamo, in commercio viene seguito passo passo la cosiddetta tracciabilità. Quindi la domanda che io mi faccio, perché tutto questo? Perché forse c'è qualche timore sulla imprevedibilità dell'applicazione, della coltivazione dell'OGM. Cioè quando viene immesso un pezzo di gene, non voglio entrare chiaramente in una disciplina che non mi compete, sono un agronomo, non un genetista, sicuramente non si può prevedere all'inizio dove si va a collocare questo gene, lo si può solo a posteriori localizzarlo bene. Quindi la preoccupazione qual è? Che evidentemente l'imprevedibilità porta a dei rischi molto elevati e quindi rispetto a OGM immessi o non immessi in commercio è perché a volte questi incroci hanno dato delle coltivazioni, delle cultivar tossiche o teratogene. Quindi un rischio c'è. Ma detto questo non bisogna bloccare la sperimentazione, come non bisogna limitare la libertà di chi non vuole coltivare OGM. Quindi la sperimentazione pubblica, libera, ok, ma chi non vuole OGM nelle sue coltivazioni deve essere altrettanto libero di poter mettere in commercio piante e prodotti liberi da OGM. Quindi libertà per libertà. Questo cosa vuol dire? Perché c'è un problema grosso, quello della coesistenza. La coesistenza fra colture OGM e non OGM è molto complessa perché chiaramente c'è una diffusione di materiale sia attraverso insetti, attraverso il vento, ma anche attraverso gli essudati nelle radici. Quindi le piante OGM producono degli essudati che vanno a finire nella soluzione circolante. E c'è un problema, c'è una questione che, come diceva il Papa nell'Angar Bicocca, l'uomo a volte perdona, Dio sempre, ma la terra non perdona. C'è un fattore che dobbiamo tenere presente, che è quella della fertilità della terra. Io questa sera non ho sentito citare. La fertilità della terra è la risultante di milioni e di miliardi di fattori. La fertilità della terra dipende dai milioni di batteri che sono presenti, dalla composizione delle varie componenti minerali. Gli OGM, lo studio sugli OGM viene fatto per vedere e si è visto che va a influire sulla fertilità della terra. Allora, il problema non è sulla produttività, il problema dell'agricoltura italiana è che oggi il latte non è che alla stalla, siccome ce n'è tanto, non viene pagato, non viene pagato a 32 centesimi e se ne produciamo il doppio verrà pagato a 16 centesimi, caro Antonio. Il problema non è della produttività, è che oggi non si tutelano gli agricoltori, non si tutela il prodotto italiano. Quindi è un altro discorso. E l'altro problema, quanto possiamo insistere con l'intensificazione della produzione? Perché, ripeto, c'è un fattore che noi trascuriamo, che è quello della terra, che ha bisogno del suo tempo per ristabilire l'equilibrio. Quindi prelievo di sostanze per far crescere una pianta, restituzione alla terra per ricreare l'equilibrio. Quindi dobbiamo forse parlare anche di modello di sviluppo. Allora il mais si sta mettendo in discussione
la validità di questa pianta in Pianura Padana? La validità di questa pianta è perché è molto produttiva. Essendo noi deficitari di mangime per il bestiame, è chiaro che per noi il mais risponde a una quota di quel fabbisogno per alimentare i nostri bestiami. Dopodiché è una pianta molto molto esigente, ma da tutti i punti di vista. Non è che se è OGM non lo è esigente, è comunque esigente e quindi asporta tantissimi nutrienti dalla terra. Quindi io credo che dobbiamo essere, ripeto, molto laici e molto sereni nel discutere, ma ci preoccupiamo del fatto che la commercializzazione delle sementi rimane in mano a tre soggetti a livello mondiale? È un problema questo, sì o no? Che c'è un monopolio della vendita delle sementi? Questo è un problema grosso. L'adattabilità delle sementi, il pomodorino sardo si è adattato al clima, alla salinità dell'acqua della Sardegna, poi ci può essere il miglioramento. Le specie si adattano pian piano agli areali. Se noi mettiamo bruscamente una pianta, darà risultati positivi nel breve periodo, ma alla fine arriva un nemico, viene subito attaccata questa pianta e ridurre le specie coltivate. Questo è un pericolo grosso, perché quando noi abbiamo una crisi, abbiamo poche varietà e quindi siamo a rischio forte di approvvigionamento. La riduzione delle superfici. Signori, in Italia abbiamo ridotto la superficie di 2 milioni di ettari e la parte più erosa è la Pianura Padana, quella più fertile. Quindi non possiamo dire che è un elemento indipendente la superficie, perché non possiamo diminuire la superficie coltivata e aumentare la produttività. Il problema dei reflui zootecnici, che è una risorsa, perché è tutto materiale organico, è concime organico, man mano che si riduce la terra disponibile, ne possiamo distribuire sempre meno e stanno diventando un problema, perché le aziende ne producono di più di quelle che possono spargere sul terreno ed è una risorsa che va sprecata questa qui e dobbiamo intervenire con i concimi chimici. Quindi è l'OGM? Certo, continuiamo la ricerca e lì dove ci sono prove inconfutabili dobbiamo usarli, lasciando la libertà di scelta degli agricoltori. In Spagna, la Spagna è stato uno di quei paesi che ha adottato gli OGM, ci sta ripensando, perché le colture biologiche, signori, i consumatori e i cittadini sono quelli che decidono cosa comprare. Se sta aumentando il biologico, chi produce biologico deve avere la possibilità di poter. In Spagna c'è stato il 20% di inquinamento di colture biologiche da OGM. Quella produzione è stata buttata e non è stata potuta collocare sul mercato. A quegli agricoltori ci pensiamo? E a quei cittadini che vogliono mangiare biologico ci pensiamo? È una libertà di scelta. Quindi io credo che senza cadere in opposte ideologie dobbiamo discutere liberamente su questi aspetti. Oggi l'agricoltura è messa in condizioni di, quella italiana parlo, è in condizioni di soccombere, le aziende da latte rischiano di chiudere e di perdere quello che noi abbiamo come privilegio, il latte fresco, perché la Lombardia è quella che produce il 40%, ma non è un problema di OGM, signori. È un problema che se arriva il latte dall'estero, dove non ci sono le stesse condizioni di legalità, di qualità di produzione, quindi a prezzi più bassi, l'industria, quella che fa le DOP, acquista latte dall'estero e non gli importa nulla di tutelare le nostre produzioni, di tutelare l'agricoltura, che tutela il territorio e che tutela la biodiversità. Quindi io credo che il discorso sugli OGM è riduttivo. Dopodiché la Monsanto, la Syngenta e l'altra che mi sfugge, la Bayer, che sono quelle che... Sono le tre, ripeto, si stanno spostando dalla produzione di agrofarmaci alla produzione di OGM, però vendono il pacchetto completo OGM fitofarmaci. Bene, liberi tutti. Però, ripeto, il contadino che coltiva in America non ha la possibilità di scegliere
fra il convenzionale e l'OGM, perché va tutto nella stessa linea di produzione e quindi non può verso il consumatore presentarsi con un prodotto diverso, perché quello è. Quindi va bene tutto, però secondo me dobbiamo mettere gli elementi per poter scegliere liberamente e per poter decidere se voglio mangiare OGM o non voglio mangiare OGM. Io voglio sull'etichetta la libertà di leggere chiaramente cosa c'è nel cibo. Dopodiché ognuno di noi sceglie, ogni agricoltore sceglie, perché il dibattito è anche nel mondo agricolo, cioè voglio dire, tra chi vuole coltivare OGM e chi non vuole coltivare OGM, ma chi li vuole coltivare deve garantire, chi non li vuole, tutte le condizioni di libertà e di carenza da OGM, perché significa la catena di lavorazione, le sementi, le macchine che, operatrici, vuol dire tutta la tracciabilità, devo separare tutte le linee e in campo devo avere una fascia non so quanto e il terreno sotto quanto che mi permette di essere protetta dall'inquinamento OGM. E ripeto, se c'è un protocollo di studio molto rigoroso sugli OGM è perché non sono proprio tranquilli e prevedibili sul risultato finale, qualche preoccupazione c'è, altrimenti non ci sarebbe tutto questo preoccupazione e cura nel seguire questi protocolli. Dopodiché una battuta per Veronesi. Anch'io sono rimasta stupita quando ha accusato molto il latte, molto più pericoloso per un bicchiere di latte che il traffico su via di Pamonti. Mi è venuto qualche dubbio, perché forse magari dipende un po' dallo scenario e dal contesto in cui uno opera. Grazie a tutti.